In questo momento ci sono persone su YouTube, uomini, donne, ragazzi di tutte le età che hanno una sola cosa in comune, la passione per condividere quello che adorano fare durante le giornate o durante tutti i mesi della loro vita qui su questa piattaforma, che è nata con questo scopo, lo scopo di aiutare le persone a condividere le proprie passioni, far sentire a tutti l'enorme potere della parola, l'arma a doppio taglio più potente dell'intera storia dell'umanità. Le parole possono comandare eserciti, le parole possono comandare i popoli, le parole possono cambiare il destino di una persona. Tu devi fare questo. No, tu d'ora in avanti farei soltanto questo. Le parole dei reali comandavano interi regni e le parole di una persona possono coinvolgere sentimentalmente, emotivamente o moralmente un'altra persona che le ascolta. E YouTube è la piattaforma più forte da questo punto di vista, anche più forte di Facebook, e di gran lunga supera il cinema, la televisione, la radio, tutti questi mezzi di informazione e di trasmissione delle parole che rappresentano un suono, il suono che più si attacca al cuore e all'animo di qualcuno. E i canali YouTube, sia quelli vecchi che quelli nuovi, hanno lo stesso enorme diritto di esistere. Ma come tale, ma se c'è il bene, purtroppo c'è anche il male. E io non faccio altro che vedere del male in questi mesi, qui su questa piattaforma che per tantissimo tempo io ho seguito e adorato alla follia. Ma negli ultimi mesi non vedo che male. Un male tremendo, un male terribilmente velenoso, che mi va continuamente a venire il dubbio se restare su questa piattaforma oppure no. Ho visto canali, tantissimi canali, ve li potrei anche elencare, ma so che non cambierebbe niente, perché tanto chi li ha snobbati, chi è diventato leader di questi canali, ha finito per farne dimenticare il valore. La realtà e l'onestà che stava dietro a questi canali è stata messa in discussione da gente che non aveva nient'altro da fare durante il giorno se non diventare il bullo di qualcuno. In Smallville, nell'ultima puntata precisamente, Lex dice a Clark che gli eroi sono tanto grandi quanto lo sono i loro nemici. Purtroppo è la verità, ma c'è una differenza abissale tra quello che ha detto Lex e quello che succede su YouTube. La filosofia potrebbe sembrare la stessa, ma non è corretto. Una passione rappresenta l'unione di molteplici cose per un essere umano. Se c'è la passione, prima c'è stata la curiosità. Ma un hater è una persona priva di passione. È una zona bianca, dove non c'è nient'altro che il nulla. Il nulla può essere considerato qualcosa, il nulla non è altro che il nulla. Il foglio bianco su cui si scrivono le parole che rappresentano il tuo talento, la tua passione, rappresentano chi sei. E un hater non ha un foglio bianco. L'hater non ha nient'altro che un coltello. Chi decide e sta a noi decidere se deve averlo dalla parte del manico oppure se deve essere rivolto verso la punta. Se decidiamo che è lui ad avere il coltello dalla parte del manico, il nostro canale non avrà molto speranza. Ma se decidiamo che lui deve stare dalla parte della punta, allora siamo noi a gestire il tutto. Non permettiamogli mai di costringerci a farci chiudere il canale, perché noi siamo esseri umani e l'essere umano è fatto di passioni. La passione è fatta di argomenti, gli argomenti sono fatti di parole, quindi l'uomo è parola. La parola è la passione, è la passione che ci comanda, è ciò che ci rende veramente umani. L'abbiamo imparato guardando i film al cinema, in particolare io l'ho imparato guardando L'attimo fuggente. Ma chiedetevi una cosa, la nostra passione è sincera? Cercate fin nel profondo questa risposta, perché se troverete la risposta positiva, allora il vostro canale non avrà nessun pericolo. Ma se invece troverete anche il minimo difetto, il vostro canale potrà sempre essere bersagliato, purtroppo. Ma dipende da come noi combattiamo quel difetto. Uno potrebbe pensare questo, che un canale sia un difetto è logico che venga preso di mira, ma non è così. Anche il canale più perfetto della Terra può essere gestito in un... Anche il canale più perfetto della Terra può essere bersagliato da persone che si credono ancora dei bulli del liceo, che non hanno mai raggiunto niente nella vita o che non raggiungeranno mai niente nella vita odiando gli altri. Una persona deve vivere amando se stessa, ma amando anche la gente. La gente che gli sta intorno, perché sapete qual è la cosa più bella quando volate in aereo? È che non si vedono i confini dei paesi. E allo stesso modo, se non si vedono quei confini quando si vola, perché si dovrebbero vedere quando si è su un social? Non devono esserci. I confini di qualsiasi genere, confini territoriali, confini morali, confini di opinione. Su YouTube si esprime la propria opinione su tantissime cose, si raccontano tantissime cose. E le cose malvagie vengono notate. Quindi vi chiedo questo. Se avete avuto a che fare con degli hater, fate in modo che siano loro a stare dalla parte della punta del coltello e che voi lo teniate in mano, perché così si vince sempre. Guardate a testa alta, continuate a testa alta, perché il canale, se lo gestite secondo la vostra passione,
Allora siete soltanto voi a decidere se doverlo chiudere oppure no. La scelta è vostra. L'obiettivo lo scegliete voi, non ve lo dà qualcun altro. Il futuro sarete voi a deciderlo. Il presente siete voi a viverlo. Il passato siete voi che lo ricordate. Noi siamo umani. Siamo parole stesse che descrivono quello che facciamo. Il potere della parola è l'arma più potente dell'intero universo, ragazzi, perché la parola può decidere tutto, ma soltanto se siamo noi a decidere di seguirla oppure no. La scelta è sempre il problema, ma è anche la soluzione. Quindi vi chiedo, non chiudete mai i vostri canali se siete convinti di stare agendo per il bene.